una grande carica, passione infinita, un entusiasmo trascinante, quello che ieri al Memorial Dino Gasparro a Picarelli, evento ormai tradizionale del tifo biancoverde, ha travolto l'avellino di Mister Pazienza, presente in toto con tutti i calciatori e lo staff, cori, discorsi, voglia di andare in Serie B, il tutto arricchito da bandiere che sventolavano e dall'amore di grandi e piccoli all'arrivo dei biancoverdi. Avellino è pronto all'inizio del campionato, lo testimoniano anche i 5.088 abbonamenti sottoscritti, battendo il dato dell'anno scorso di quasi 400 tessere. C'è voglia di fare bene, di portare i lupi in Serie B, sarà un cammino tortuoso, pieno di insidie. Ne ha parlato a tal proposito il capitano Marco Ermellino. È sempre un piacere partecipare a eventi del genere, memorial del genere, che vedo che qui è molto portato, molto sentito. Poi mi allaccio al discorso che hai fatto tu, siamo consapevoli, anzi la maggior parte eravamo consapevoli di dove siamo. Mi ha fatto così perché anche noi hanno capito dove si trovano. La piazza, l'esigenza della piazza, che è una piazza che, come ci hanno ripetuto più di una volta, vuole andare via da questa categoria. Noi non ci nascondiamo perché sappiamo le ambizioni del presidente, della società, di voler vincere il campionato. Non è che ci dobbiamo nascondere dietro a qualcosa. Quindi sta a noi adesso partire forte, dimostrare di essere la squadra da battere, la favorita per questa vittoria di questo campionato. Poi fa piacere che i tifosi siano vicini così. Spero che per tutto l'anno saremo un colpo solo, perché secondo me così andiamo avanti veramente forte. La spina dei tifosi l'abbiamo visto l'anno scorso, dove giochiamo fuori casa è come se giochiamo in casa, perché sono sempre di più i tifosi nostri. Hanno risposto ancora presente, ma rispondono presente, ormai io sto qui dal secondo anno, ma da quando esiste l'Avellino hanno risposto presente. Una partita difficile, una prima di campionato, con una squadra forte, un campo ostico dove l'anno scorso abbiamo fatto fatica noi, ma anche tante altre squadre, quindi c'è da partire forte, ci dobbiamo far trovare pronti. Poi io e Palmiero non ci saremo, quindi staremo lì a tifare insieme a loro, però c'è da partire forte subito, dall'inizio.